four bars to chorus. Forte chorus now. Stand by for chorus. This is La Fenice, the opera house in Venice built in the same year that Rossini was born. Stand by for Cecilia. And today, Cecilia's recording some Rossini arias here. Yes. There's a story that when Rossini was rehearsing this very aria, Bel Raggio, he tried to have the gondoliers band from the back of the theatre so that they wouldn't hear it and start singing it around the canals, in fact, pirating it before the opening night. Thank you.
Cecilia? Sì, Christopher. It's okay. Many good things. Cecilia is relatively light mezzo-soprano. That doesn't mean she doesn't have a very rich voice, which she does. But she's not like a battleship. And the voice itself, a mezzo-soprano, is a much darker color than a soprano. Sì, adesso forse tutto in una... I feel Cecilia is quite unspoiled and totally natural. And in a way, this complete lack of fear is characteristic of people who can go out and just win the Victoria Cross. Okay. Nota, so support. Sì, sì, okay, Cristo. They can do that without being afraid of any consequences at all. Sì, questo sì. Sì. And they only learn caution later. Yes. Dolce pensiero. Non fallo più morbido, Più, capito? Qui non sei Rosina. Qui devi fare quel sorriso. Capito? Okay. Her mother is a very strong influence on her, over her whole regime and way of living, and singing also. She does regularly do training with Cecilia. No, qui è un pochino più rallentato, Sì. Capito? I think Cecilia depends on Mama, and both consciously and subconsciously. There is her Rock of Gibraltar, and this is absolutely imperative. Veramente il mio ritrovo, il mio focolare.
perché noi cantanti siamo come degli zingari nobili, perché siamo zingari, cantiamo, andiamo, va bene, nei migliori alberghi, siamo sempre ben trattati, ma siamo sempre nomadi, ma sempre zingari siamo, sì. Ogni volta che vengo qui è a riflettere, sì, non solo bene su tutto ciò che mi era accaduto e tutto ciò che mi accadrà, e qui posso veramente essere tranquilla. E poi con questa vista, mio Dio, ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Io a Roma abito nella parte alta, nel senso abito al Gianicolo, uno dei colli, e quindi al centro non andavo molto spesso quando ero piccola, e pensavo che Roma fosse in realtà il centro dove abitassi io, e quindi la consideravo abbastanza piccola, come un paese, perché in realtà è come un piccolo paese dove sono, ma poi mi sono accorta crescendo che è molto molto più grande. Mi sono resa conto, diciamo un po' più grandina, verso i 14, 15 anni, 16, quando i miei genitori, anche se non volevano, io scappavo e andavo al centro con le amiche, e lì ho scoperto veramente Roma, insomma, quando mi sono trovata la prima volta al Colosseo, ho detto oddio, qui sono passati gli antichi romani, non posso crederci, sì, è stato molto emozionante. Rome certainly has something to do, I would say, with her maturity. After all, for a girl, I mean, when she's reached the age of 10, if she gets onto a bus, there's nothing left to call her own. And so, I mean, you're grown up before you start. But at the same time, you get very streetwise. And that may sound as though it's nothing to do with music, but it's all part and parcel of growing up early and young and being able to handle life, but music as well, it comes into it. And therefore, I think she developed early. Ha sempre cantato, era piccolina, sai, quelle canzoncine. Per esempio quando andavamo a Rimini, perché mio marito è di Rimini, in vacanza, siccome c'era Federica che soffriva un po' con lo stomaco in macchina. Questa strada è piena di curve e mia sorella, Dio mio, mia sorella stava malissimo, ogni volta aveva dei problemi con lo stomaco, allora papà, per evitare questa situazione con la sorellina, cominciava lui a intonare tic tic toc, e noi dietro, tutti e tre i figli, in macchina. Tic tic toc, mio bel nome, tic tic toc, quanto mi piace, no 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 no, non è capace di tradire questo mio cuore. Tic 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 toc, mio bel amore, oh, tic tic toc, ascolta bene, ci saranno le mie vene, quando lo senti stringerò, la 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 la, la la la. Devo dire, i miei genitori hanno cantato, papà sì, e anche mamma, sì, hanno fatto una carriera solistica per 5-6 anni. Dopo il matrimonio, nati i bambini, non è stato più possibile. Infatti mamma è entrata nel coro del Teatro dell'Opera di Roma, e papà anche subito, no, papà prima e mamma dopo, sì. E quindi diciamo che non ho vissuto moltissimo un'infanzia senza genitori, al contrario. I genitori mi portavano spessissimo a teatro, e si può dire che sono nata a teatro.
Ma Cecilia aveva un pochino anche nausea di questa musica quando era piccola. Però io, diciamo, ho avuto piacere lo stesso che entrassero in questo mondo, no? Musicale, perché è sempre interessante, no? Conoscere la musica, ci si raffina, penso io un pochino, lo spirito. Io speravo, forse questa è una forma un po' egoistica, speravo che cantasse, che facesse quello che io ho dovuto interrompere. E poi vedevo in Cecilia una musicalità spiccata, perché io sono soprano lirico, e lei è più scura di me. Diciamo, forse si avvicina più al colore del padre, perché il padre era un tenore lirico spinto. Ha preso da tutti e due. Forse da me ha preso più i filati, perché io avevo questa facilità. Dal padre forse ha preso questa voce più rotonda, più scura della mia. It's the most extraordinary natural talent that suddenly burst on the world. The quality of the voice, presumably God-given, is absolutely beautiful. She's sort of homegrown. I think both her parents were singers, although father's not around anymore, and she was taught by her mother, who none of us had heard of before, but she's plainly an absolutely marvelous teacher, because onto that God-given voice, you've now got an extraordinary technique. There's nothing she can't do. The voice is all of one piece. It's an amazingly wide range, goes up the top, down the bottom. But there's no sense of either the top or the bottom, the famous chest voice, being tacked on artificially. It's all part of one wonderful voice. Her technique, I suppose, has made her natural for Rossini. And her youth has made her a natural comedian in Rossini. And I think Rossini's humour is peculiarly Italian, very understated, in a way slightly like English humour, in which everything is conveyed by the flick of an eyebrow rather than your trousers falling down or whatever. It's a very, very subtle, slightly sidelong sort of humour. And she's got that wonderfully. She really sings from the eyes as well as from the throat, which makes her just this sort of bubbling natural comedian. Il tutor recuserà, io l'ingegno conserò, alla fin s'acchiederò e contenta resterò. Si rindorò, io sarà, lo giurai, lo vincerò. Ero attratta dai ruoli rossiniani, dai ruoli come attrice, e mia madre mi ha avvicinata a questi ruoli, diceva: senz'altro devi fare questo repertorio, perché sento che è giusto alla tua vocalità. Quindi mamma è stata senz'altro una guida importante. Io sono dolce, rispettosa, sono obbediente, pira dolce amorosa, mira. Il mezzo soprano d'agilità è la vocalità che si avvicina al virtuoso, è una vocalità molto flessibile. No, qui a tempo. Ma se mi... A tempo, eh? Come a tempo? Qui, ma se mi toccano. Più animato, eh? Ma se okay. Qui devi essere una villa. La pausa? Devi più corta? Pausa? Vabbè. Sì, vabbè. Certo, io sono nata poi con questa dote, sono nata con facilità
nel tutto ciò che è agilità e virtuosismo. È un esempio, cosa posso dire? Per me un esempio proprio, se vogliamo, dall'aria, una delle aree più conosciute, quella della Rosina, ma se mi toccano. Mi ricordo che la prima volta che ho cantato quest'aria, che mamma mi ha insegnato quest'aria, è rimasta, mamma ha detto, ma come puoi fare? E a me veniva naturale. Ma se mi toccano dove vivo, sarò una vipera, sarò. Similarity Cecilia has to Rossini is an enormous sense of fun. I mean, life's a giggle. Salute, Cristo. Ciao. Rossini anche lui ha scritto molto presto quando lui è composto. Ma per esempio, si è 6 settimane per scrivere una cosa. Primo 4 mi ha fatto niente. Niente. E ultimo è fatto tristissimo, è un'aria e quest'aria giorno dopo è provato. Io ho convinto, non tutto è provato quando è finito, ma in pezzi. In pezzi. Sì, sì. Sì. È una chissà cosa faceva quei 4 mesi. 4 mesi. Sì. Completamente in sì. Vacanza, sì, mangiare, sì, vino, sì. Buon cibo. Sì, esattamente, sì. Esattamente. Incredibile. With her, it's simply absorbed in a way of singing, and that, I believe, is the secret of a fine Rossini singer. So you can almost throw off these phrases as though you're almost singing as if you are speaking. It's an idiom with which you naturally express yourself. That's what I feel Cecilia has with Rossini. Which makes her, I think, probably unique today. I mean, in a manner of speaking, she was born in a theatrical laundry basket. And she's just lived in that atmosphere all her life. But the point is, it was there. And as a matter of course, it was growing up about her, as the sun in Italy is, as the trees are, as the whole ambience of the country is. And this music is a second language for the Italian. Just
Mi sono avvicinata per primo a Rossini, poi a Mozart. Senz'altro, quello che mi incuriosiva tantissimo, oltre, certo, oltre la musica, erano i personaggi. Forse ho aperto una piccola porta del paradiso con Mozart. Very often, Italians get stuck on Mozart, partly because they're brought up on Verdi and Puccini, and curiously enough, as a rule, a Rossini specialist may be slightly blind to Mozart. I think she's got a very great musical sensitivity for Mozart. She doesn't rush at the thing. She's got a feeling for the phrasing, for the poetry of it. And of course, what is wonderful is then to get an Italian who can express it. Sì, la cosa incredibile è di un compositore austriaco. È un'opera cantata in italiano. Rossini lo considero forse più un compositore terreno e Mozart è senz'altro un angelo del paradiso, credo. Il cantare mozartiano, cantare più legato, con più, forse anche con un grande, un'ispirazione diversa che bisogna avere cantando Rossini. Appunto nell'aria di Sesto, il finale dell'aria ha questa volatina che va. In Semiramide, il bel momento è più scandita, è più forse più chiara, più netta. Nella genialità mozartiana, come posso spiegare, è più dolce, più legata, più espressiva. Ecco, però picchiettato è meglio, sì. Ecco, però adesso
L'insegnamento di mamma è molto naturale. Lei, il suo modo di insegnare il canto è spontaneo. I suoni devono essere anche molto spontanei, ben sostenuti dal diaframma. Secondo lei il suono viene, è un unico, diciamo, il soffio, il respiro viene poggiato sul diaframma come per una corsa. Non dare molta spinta, il fiato lo devi tenere, sì. Capito? Però non dare molta spinta. Deve essere un'unica, one way, un unico senso, sì, anche per la voce. Deve uscire naturalmente e avere sempre la sensazione del rilassamento, è importantissimo. Mai mamma non sopporta assolutamente quando mi vede rigida o tesa, no, sempre libera, è importante cantare con libertà. Io ho un sistema, per aprire la gola significa abbassare il laringe, no? Cioè tu devi far conto di sbadigliare, la lingua deve essere bassa, poi... Chi non riesce, diciamo, ad aprirla, questa gola, c'è un sistema un po', diciamo, violento, non succede niente, però pronunciando la U, non U così, ma U. No, devi già partire. Il laringe scende, poi dopo su questo, una volta che il laringe è sceso, che tu hai abituato, è come un atleta, no? Che deve esercitare i muscoli per poter correre. Così piano piano, nota per nota, fino a che fai tutta l'estensione. E poi ci sono altre cose, insomma, dopo, una volta raggiunta tutta l'estensione, devi pensare alla bellezza del suono, alla morbidezza, ai filati, insomma. C'è da lavorare. La voce è un elemento, ma... ci vuole la musicalità, la sensibilità, bisogna essere artisti e poi ci vuole una grande volontà. Aspetta. Io voglio, cioè ti devi convincere che devi essere la meglio, voglio essere la più brava, solo così si può ottenere certi risultati e una grande disciplina interna e poi disciplina anche di sapersi dominare, capito? Perché non è facile affrontare un pubblico, perciò ci vogliono tante cose per essere un buon cantante. Che le ha dato questo bellissimo dono, no? Che tutti non possono avere, questa facoltà di poter comunicare attraverso la musica, che è una cosa stupenda, comunicare col prossimo.
young, she's 24. We can't really tell what's going to happen to the voice. Will it stay a slightly slender, though wonderfully rounded and colourful voice, or will it expand? Will it turn into a dramatic voice? So I hope what she'll do is concentrate on Rossini for the time being. There's a lot of Handel she could sing. I'm sure she'd be wonderful in Handel. I'd love to hear her in Monteverdi. Eventually, perhaps she'll go into the slightly heavier Rossini repertory, the heroic roles in the serious operas. I'm sure she'll get there, and they'd be wonderful. But there's so much that she can do with this God-given talent in the world of Rossini and 18th century opera. That is, I hope, what she'll concentrate on for the time being, and in the future, who knows? We're all waiting to see. I do not feel that there is a promise to be fulfilled. I feel she has achieved the promise. She has arrived. I feel these performances are splendid. What I think will happen during the next 10 years, that the whole repertoire will expand. Maybe there will be a wider emotional expression, but quite frankly, I don't feel she's limited in expression now. I feel she is a natural actress, which comes through in her work. I find it quite exceptional in somebody of her age. Sono uno che dice, voglio che mia figlia diventi la più grande. Sì, voglio che diventi, cioè vorrei che, come ripeto, che potesse dare tutta la gioia di questo dono, ecco. Ambizione senz'altro di diventare una grande cantante, un'artista sotto tutti i punti di vista, non solo cantante, attrice, sviluppare le doti che il Padre Eterno mi ha dato, cercare di svilupparle al massimo. Il cantare è importantissimo, il mangiare anche. Il cibo ha un rapporto quasi sessuale. Rossini è un gran bon vivant. Assolutamente, è quasi è romantico, è molto... Sì, questo è Rossini. Questo è Rossini, sì. Sì, sì. Sì, quanto è grato la parte della la cavatina. Sì, questo cuore, pire, pire, questo cuore che lo rivedrò quel caro.